Le 26 cose che non sai sull'esorcista. John Boorman avrebbe dovuto dirigere il film, ma rifiutò perché pensava fosse troppo crudele nei confronti dei bambini. Cambio idea per L'esorcista 2, L'eretico. Mercedes McCambridge interpreta la voce del demone. Prima fece causa alla Warner Bros. Per averla messa nei crediti. Poi cambio idea. Non voleva essere menzionata perché la Blair era candidata all'Oscar e sapere che non era lei a fare la voce del demone avrebbe cancellato le sue chance di vincere. E fu così, infatti. Durante le riprese avvennero diversi incidenti. Non tutti sono dimostrati, perciò alcuni potrebbero essere leggende. Da 85 giorni preventivati per le riprese si passò a 224. Helen Burstyn e Linda Blair riportarono problemi alla schiena, la prima dopo un incidente sul set accusò danni permanenti alla colonna vertebrale. Prima che la fase di produzione fosse conclusa, morirono circa 6 persone legate al film. Primo su tutti, il figlio appena nato di un assistente, un guardiano notturno, l'attrice che interpretava la madre di Padre Carras e il nonno di Linda Blair. Friedkin chiese ad un prete che fungeva da consulente di eseguire un vero esorcismo per allentare la tensione che si era creata con alcuni membri del cast tecnico. L'uomo rifiutò, ma eseguì una benedizione. Un incendio distrusse praticamente tutti gli interni della casa maledetta, causando un ritardo di diverse settimane e danni per $200,000. L'unica parte a salvarsi dalle fiamme era stata la camera da letto di Reagan. Secondo il giornalista Joey Hams, a Roma, in una piazza nelle vicinanze di un cinema che stava proiettando il film, una croce alta 2 metri, dopo essere stata colpita da un fulmine, cadde dal tetto di una chiesa su cui era stata posta circa 400 anni prima. Il più grande successo nella storia della Warner Bros., $440 milioni al botteghino, il più grande incasso di sempre per un film vietato ai minori e il primo horror candidato agli Oscar per il miglior film. George Cukor minacciò che se avesse vinto quell'Oscar avrebbe lasciato l'Academy. In Inghilterra venne bandito da alcuni paesini dell'entroterra. Si creò infatti lo strano fenomeno dei bus dell'esorcista, ovvero degli autobus che portavano gli spettatori nelle città dove il film era proiettato. Secondo la commissione, il film era in grado di provocare gravi problemi emotivi. E anche dopo i casi di isteria accusati da giovani donne, era stato ritenuto saggio sospendere la pubblicazione del film negli anni 80 e 90. Dopo le prime proiezioni, furono riportati casi di convulsioni, svenimenti e vomito tra gli spettatori. Helen Burstyn accettò di prendere parte al film a patto che venisse tolta la sua battuta «Io credo nel diavolo», i produttori acconsentirono. Audrey Hepburn era la prima scelta di Friedkin, ma Audrey aveva una sola condizione, che il film si girasse a Roma. Anche Jane Fonda e Shirley MacLaine, il personaggio di Chris infatti era basato su di lei, vennero provinate. Anne Bancroft invece rifiutò perché era nel primo mese di gravidanza. Il trailer originale consisteva in uno schermo nero con dei fotogrammi che mostravano il volto del demone. Venne ritirato perché troppo spaventoso. La scena nel laboratorio del linguaggio venne girata nello scantinato della Fordham University's Bronx. All'entrata vediamo la scritta giapponese Tazukete, in rosso, che in inglese significa help. Nello stesso posto vennero girate anche alcune scene di A Beautiful Mind. Durante la proiezione, uno spettatore in sala svenne contro il sedile davanti al suo, si ruppe la mandibola. Fece causa alla Warner Bros., asserendo che i messaggi subliminali presenti nel film avevano causato lo svenimento. Lo studio risolse la causa patuendo una somma fuori dal tribunale. Il truccatore del film è l'inimitabile Dick Smith, come suo assistente l'altrettanto leggendario Rick Baker. La stanza da letto di Reagan era refrigerata da una macchina apposta, oltre che da 4 condizionatori. L'umidità e il freddo causarono un effetto inaspettato. Un giorno la troupe entrò e trovò la neve. Il cristiano evangelista Billy Graham sostiene che il diavolo sia realmente impresso nella pellicola originale. Il vomito di Reagan è pure di piselli, ma di che marca? Campbell, la più rinomata? No, l'effetto non piaceva. Venne scelta la sottomarca Anderson. Il titolo avrebbe dovuto essere un altro, di sicuro non L'esorcista, perché poco prima dell'inizio delle riprese, Friedkin fece fare un sondaggio e nessuno degli intervistati sapeva cosa fosse un esorcismo. La cosa incredibile è l'impatto culturale di questo film. La prima volta che la piccola Linda Blair dovette recitare il dialogo sconcio del demone, Max von Sydow fu così scioccato dalle volgarità che dimenticò tutte le battute.
Il suono che sentite quando Regan gira la testa a 360 gradi è prodotto dallo sfregamento di un portafoglio in pelle. Alcuni devoti minacciarono di morte Linda Blair perché il film, secondo loro, glorificava Satana. La ragazza dovette tenere una scorta per 6 mesi circa dopo l'uscita del film. I messaggi subliminali del volto del demone sono veramente inquietanti, ma sono scarti, immagini non volute. Infatti, sono prove di make-up scartate. Max von Sydow nel film e Max von Sydow oggi sembrano identici. Nell'esorcista, ai tempi 44enne, venne truccata a dovere per farlo sembrare 20 anni più vecchio. Denise Nickerson era la prima scelta per il ruolo di Regan, ma quando la madre lesse la parte della masturbazione con crocifisso, scappò via dal provino portando con sé la figlia. Linda Blair non venne mai considerata, fu sua madre a portarla personalmente. La scelta di Regan si protrasse così a lungo che Friedkin considerò l'idea di assumere dei nani attori. Vasily Chimaliaros interpreta la madre di Padre Carras ed è la sua prima esperienza col cinema. Non era neanche un'attrice. Friedkin la trovò in un ristorante greco e la scelse perché assomigliava a sua madre. Anche Blatty disse che somigliava alla sua. La scena della camminata da ragno di Regan sulle scale non è presente nella versione originale. Fino al 1999 nessuno la vide mai. Nel 1977, invece, uscì il film Ruby di Curtis Harrington con Piper Laurie, dove c'era una scena identica, una camminata a testa in giù per le scale. Perciò, per anni, quella sequenza è stata associata ad un film che nessuno conosce e che copiò per giunta. Il film vinse l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e il sonoro, mentre il Golden Globe per il miglior film drammatico, miglior regia, miglior attrice non protagonista Linda Blair e migliore sceneggiatura a William Peter Blatty. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e se vi va, lasciate un mi piace.